Bentrovati insieme, amici di Globus Television, Digitale Terrestre 819, continua la nostra diretta con la nostra trasmissione Globus Today. Ci potete seguire sulla pagina di Facebook e anche sul canale YouTube. Ringrazio tutti la regia che ci collaborano sempre con tanta, veramente con tanta lavoro. E ora andiamo al titolo dell'argomento che tratteremo oggi: la cultura racconta la moda, perché la cultura è teatro, spettacolo, è un po' tutto, abbraccia i teatri, abbraccia un po' quello che è questo mondo bellissimo che affascina e che spero si riprenderà subito. Presento subito i nostri ospiti che sono con noi: la dottoressa Agata Patrizia Saccone, che è presidente Tornia Moda ed è una giornalista di moda a livello internazionale. Il maestro Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente Teatro Bellini di Catania. Il maestro Alberto Mastromarino, baritono internazionale, e vedremo anche il suo primo debutto nel bellissimo Metropolitan di New York di tantissimi anni fa, e poi ha cavalcato tantissimi teatri, palcoscenici internazionali. Salvo Cilone, consigliere comunale di Taormina, associazione albergatori di Taormina, ma lo conosciamo, ho visto anche lui noto perché è stato già sindaco di Taormina e assessore anche allo sport, turismo e spettacolo. Con noi ci sarà anche il dottore Raul Russo, che è il segretario particolare dell'assessore regionale allo sport, turismo e cultura, Manlio Messina. Bene, e andiamo subito ai nostri ospiti e quindi entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Ecco qui, salutiamo anche il nostro sovrintendente del Teatro Bellini di Catania, il maestro Giovanni Cultrera di Montesano. Allora, intanto grazie a tutti per essere qui con noi e per appunto averci dedicato il vostro tempo. Quindi io inizierei con i primi saluti al sovrintendente. Buonasera, grazie Alla dell'invito. dottoressa Agata Patrizia Saccone. Ci senti? Ma ce l'hai visto? Se su piattaforma, ma al momento già va bene così, visto che dobbiamo essere tutti, come dire, attenti in questo momento pandemico. Quindi grazie. Il nostro maestro Alberto Mastromarino. Buonasera, buonasera a voi, a tutti i telespettatori, salve. Bene. Al nostro dottore Cilone. Buonasera a tutti e un abbraccio grandissimo ad Agata Patrizia Saccone. Ho un po' di tempo che non la vedo, quindi colgo l'occasione per salutarla. Chiaramente saluto anche tutti gli spettatori. Grazie, grazie per avermi invitato. Bene. Un Allora. saluto anche a te, Salvo, e a tutti gli altri, naturalmente, è vero, ci si vede in piattaforma, su piattaforma dopo diversi mesi. Questo è un buon segno, sicuramente vuol dire che ci stiamo ritornando a interagire e c'è la ripresa. Bene, Taormina, noi sappiamo che appunto lei dedica molta parte del suo tempo a Taormina e svolge questa interessante rassegna internazionale di Tao Moda che si conclude poi nel mese di luglio nella bellissima cornice del Teatro Antico di Taormina. Ed è, possiamo dire, una nota aggiunta che dai tu a questo teatro di Taormina, perché nel mese di luglio si chiudono anche quello che sono le Fashion Week di tutto il mondo, e quindi è un evento importante. A proposito di tutto ciò, siamo nel clou della settimana della moda, che è iniziata a febbraio, il 26 febbraio, e si chiuderà il 3 marzo. Il 1 marzo, forse il Si 1 chiuderà il marzo, 1 primo marzo, marzo, primo marzo, sì. benissimo. E quindi sono molti i movimenti che ci sono attorno a questo evento. Abbiamo visto che già sono usciti dei bellissimi articoli sulla collezione Ferretti, che dicono che è stata di alta creatività sartoriale. Sono tanti commenti. C'è molto successo riscosso anche anteprima. Allora, vorremmo da te qualche anticipazione su quello che noi anche indosseremo,
sui nuovi colori della stagione. Se mi posso permettere, innanzitutto, più che su quelli che saranno le nuove tendenze per l'autunno-inverno 2021-2022, voglio soffermarmi invece sulla nuova modalità di raccontare la Fashion Week. Adesso, appunto, a causa pandemia, la Fashion Week, a differenza delle altre edizioni, si tiene in digitale. Infatti stiamo assistendo di fatto più che ad una settimana della moda, direi una settimana della moda digital, assolutamente digital, appunto fatta eccezione per qualche evento che appunto si terrà in presenza, ma davvero sono pochissimi. E poi per il resto è tutto su piattaforma digitale. Quindi cosa accade? Le collezioni in questo momento sono raccontate attraverso dei fashion film. Abbiamo un calendario digitale, così come accade quando appunto si fa la settimana della moda, si svolgono le settimane della moda in presenza. Abbiamo un calendario digitale, ogni ora abbiamo un appuntamento diverso su piattaforma e seguiamo così i vari appuntamenti. Devo dire che è abbastanza faticoso, cara Leila, perché a differenza di quando siamo in presenza, appunto dove oltretutto abbiamo la possibilità di poter avere degli scambi, appunto delle relazioni umane, di poter dialogare, ma al di là di questo anche la possibilità di poter toccare i tessuti, vedere veramente in presenza la collezione, quello che gli stilisti desiderano raccontarci per le appunto stagioni successive. Ma diciamo che speriamo che questo momento passi presto. Intanto la tecnologia e l'innovazione ci dà supporto attraverso questi sistemi che appunto sono le piattaforme digitali. Camera Moda infatti ha proprio attivato già dallo scorso settembre, causa forza maggiore, la piattaforma digitale dedicata appunto alle sfilate. Beh, tu parlavi poc'anzi di anteprima, la maison anteprima, e quindi Io mi ti chiedo ricollego scusa se ti interrompo, ma sì. direi anche alla regia di mandare queste immagini. Scusami, continuiamo. Immagini del brand Anteprima a Taormina, sì, come no? Ah no, c'è la collezione attuale, il fashion film. Sì, se ci puoi dare un po' dei chiarimenti su questa Allora, sì, bellissima ecco, sfilata. scusate, non avevo compreso se io, non sentendo l'audio, non sapevo se potessi Sì, commentare queste immagini. puoi Ecco, commentare, grazie. poc'anzi vi parlavo dei fashion film. Bene, questo è un fashion film, quindi la collezione autunno-inverno, nel caso specifico parliamo della Maison Anteprima. È appunto una maison oltretutto fondata dalla Izumi Ogino, dal direttore creativo Izumi Ogino, giapponese, e 27 anni fa ha deciso di produrre in Italia, di creare questo brand e produrre in Italia le collezioni, per cui tengo a sottolineare che è un made in Italy al 100%, fatta eccezione diciamo per la maglieria che viene prodotta in Asia, ma solo perché lì hanno appunto loro la fabbrica che produce la maglieria di altissimo livello. Come potete notare, attraverso questo fashion film le collezioni non le vediamo più su una passerella, ma le stiamo vedendo, o quantomeno sulla passerella usuale. Abbiamo una passerella inusuale che è appunto en plein air, quindi praticamente all'aria aperta, con immagini che si intrecciano anche, diciamo, immagini moda degli outfit che si intrecciano anche con le immagini della natura. E beh, in qualche modo sicuramente racconta la nostra contemporaneità, cioè quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Diciamo sempre che, dicono così gli esperti, che all'aperto si riduce anche il rischio contagio, per cui io credo che il motivo per cui molti fashion film siano stati realizzati proprio all'aperto in qualche modo vuole significare anche questo. E poi chiaramente parliamo tanto di rispetto per l'ambiente, di sostenibilità, e per cui diventa anche un modo per accentuare la sensibilità legata appunto al tema della sostenibilità. E
E, del resto anche sotto questo profilo abbiamo un'agenda anche abbastanza rigida che ci impone in questo decennio 20-30 e impone appunto anche al mondo, a tutto il comparto di tutti, cioè a tutti i settori, tutti i comparti, impone chiaramente delle politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità. E appunto, dicevo, in anteprima, noi stiamo raccontando attraverso queste immagini la collezione autunno-inverno 21-22, proprio per riallacciarci, quindi per linkarci alla Tao Moda Week, perché appunto la Maison Anteprima è stata protagonista già al Teatro Antico di Taormina durante la Tao Moda Week 2016, proprio per la notte dei Tao Awards, e ricordo che in quell'occasione il Giappone, perché appunto la Maison Anteprima, dicevo prima, è appunto capitanata da una imprenditrice giapponese, nonché anche direttore appunto artistico del brand. Il Giappone allora nel 2016 scelse la nostra manifestazione per celebrare i rapporti commerciali, il 150° anniversario, scusate, dei rapporti commerciali tra Italia e Giappone, per cui come in qualche modo mi sta particolarmente a cuore la Maison Anteprima, perché lo collego proprio a questo momento anche istituzionale molto importante. E lì, in quell'occasione, fu presente, venne da noi a Taormina, al Teatro Antico di Taormina, l'ambasciatore Katsuyoshi Umemoto. Io non so se la vostra regia Sì, un poi ha. attimo, Samantha, sì, che poi velocemente così passiamo agli altri. Era esatto, possiamo montare le immagini le foto della stilista e dell'ambasciatore? Forse, esatto, eccole qui, perfetto. Abbiamo la stilista e... Lui non è l'ambasciatore, quello che vedete alle spalle, alle mie spalle, in realtà è il CEO della Maison Anteprima. Lei è la stilista Izumi Ogino. Siamo insieme, qui è una foto che ci ritrae al cocktail pregala, invece questa è l'immagine che però vedo tagliata, che ci ritrae al Teatro Antico di Taormina, e la testolina che non si vede, di quest'uomo in giacca e cravatta, elegantissimo, è appunto, questa figura è quella dell'ambasciatore Katsuyoshi Umemoto con accanto, scusate, la collega, giornalista della Sette Cinzia Malvini. Bene, io ti ringrazio per queste tue informazioni molto belle. Poi faremo vedere il video anche nella seconda parte. Io andrei velocemente perché purtroppo i minuti siamo veloci, quindi vi chiedo anche un po' di essere veloci anche voi. È il sovrintendente del Teatro Bellini di Catania, il maestro Giovanni Cultrera di Montesano, che ringraziamo. E a proposito di cultura e moda che si abbracciano in un momento difficile per i teatri, l'attenzione non si ferma e l'assessorato regionale allo sport, turismo e spettacolo si è focalizzato sul potenziamento da parte appunto della regione per potenziare questi teatri. Infatti il nostro sovrintendente arriva proprio da Modica, dove lì si è svolto oggi un evento proprio per questo potenziamento che credo che sia riguarda la digitalizzazione. Sì, diciamo che questo progetto regionale, voluto dal presidente della regione Musumeci e dell'assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, ha voluto offrire un budget di circa 30 milioni di euro per tutti i teatri siciliani affinché tutti i teatri che avevano bisogno di potenziare le loro strutture, che siano gli audio service, che sia la tecnologia, la digitalizzazione e tutte le strutture necessarie per un'attività spettacolistica, ecco, hanno potuto godere di appositi finanziamenti. Vengo da Modica, dove per tanti anni il mio cuore è stato lì protagonista e ha battuto forte. Ancora oggi un'emozione molto grande nel vedere questo teatro che ha usufruito di questo finanziamento regionale. Quindi, oggi con l'assessore Manlio Messina abbiamo potuto inaugurare appunto
questa fase di potenziamento degli impianti, delle strutture, un nuovo look, anche l'orologio che da decine e decine di anni non funzionava è stato finalmente riportato alla regolarità e alla sua bellezza, ma ancora investimenti in tecnologia, investimenti in anche strutture per disabili, per l'accesso ai disabili sono state migliorate e potenziate, compreso anche service e audioluci. Un intervento veramente notevole perché fa sì che la politica ha visto bene nel rilancio della cultura affidare ai teatri delle energie proprio per stimoli. Anche questo lockdown è servito ad alcuni teatri, fra cui Modica che ha bruciato le tappe, già è prontissimo, a poter spiegare le proprie forze in attesa di questa ripresa che si attende almeno da un momento all'altro, pandemia permettendo. Quindi con l'assessore Messina, anche in veste di sovrintendente del Teatro Bellini, siamo andati lì a portare una testimonianza anche del cementificare ancor più quel protocollo d'intesa fra Teatro Massimo Bellini e Teatro Garibaldi di Modica in una logica di rete, cioè sistema di rete dei teatri e collaborazioni e decentramento. Noi la ringraziamo molto e ritorneremo poi sul Teatro Bellini di Catania nella seconda parte e velocemente io appunto mi rivolgo al nostro grande baritono, il maestro Alberto Massomarino, e che facciamo vedere, prego, le immagini. Io vorrei partire col suo bellissimo debutto e quindi il prologo dei Pagliacci al Metropolitan di New York. Andiamo. Bene. Forse abbiamo qualche difficoltà di audio. Vabbè, andiamo allora. Maestro, ci dica un po', la vita degli artisti al tempo del Covid, però veloci perché abbiamo pochissimi minuti, perché fra poco dobbiamo chiudere che è la prima parte. Degli artisti al tempo del Covid è una vita chiaramente di attesa, è una vita che nel frattempo ci impone di rimanere allenati e di continuare a studiare, e naturalmente sperando in una riapertura, in una ripresa, che sarà chiaramente anche un po' difficile da parte nostra perché l'attività del cantante o comunque del musicista è un tutt'uno con il teatro, con il pubblico, con il mondo che gira. E quindi il cantare o lo studiare da soli in casa non è sufficiente a tutto quello che serve per poter fare poter dare un buon prodotto. Speriamo di riuscire ad aprire il prima possibile e di passare questo momento di ulteriore rodaggio per ritornare su livelli importanti di prodotto. Bene, nella seconda parte parleremo ancora con lei perché appunto è stato anche a Taormina, l'abbiamo visto con la Cavalleria Rusticana anche al tempo del Covid quest'estate e qui ci sono anche programmi forse con il sovrintendente, lui doveva fare una tosca a Catania, credo che doveva essere anche su Catania. Sì, intanto dobbiamo riprendere la stagione lirica e la stagione sinfonica esattamente dal punto nel quale ci eravamo fermati. Anzi, esattamente un anno fa cominciava la prima di Carmen al Teatro Bellini, 7 recite sold out, dopodiché il giorno dopo la chiusura è quasi un anno che siamo chiusi. Comunque era la prima opera in programma nel cartellone degli abbonamenti e riprenderemo esattamente da quel punto. Quindi la stagione riprenderà, non si chiamerà 2020, ma si chiamerà 2021. Quindi voglio tranquillizzare tutti gli abbonati di Lirica e Sinfonica che riprenderemo tutto ciò che era rimasto sospeso, non appena le condizioni lo permettono. Bene, sì, grazie anche per questo. Andiamo al nostro dottore Salvo Cilona. Allora, ci sarà questa ripresa a Taormina? Ecco, cosa accade? Perché per adesso è tutto bloccato. Noi siamo agganciati al problema Covid, ma non soltanto noi, mi sembra che tutta l'Europa, addirittura il mondo intero. Certamente noi guardiamo con grandissima attenzione, il nostro augurio che si inizi il sistema di vaccinazione in modo corposo,
perché da quello che, per come la vedo io, penso che sia fondamentale questo. Se si riuscirà veramente a fare la vaccinazione di massa, e allora tutto diventerà più semplice e si ripartirà quanto prima, si ritornerà ai tempi passati, come giustamente poco fa ci diceva anche il maestro Mastro Marino, che è già stato a Taormina e speriamo di rivederlo sempre a Taormina, perché ha lasciato chiaramente un ricordo eccezionale. E lo stesso discorso riguarda Taormina ormai è uno dei fiori all'occhiello degli eventi che si svolgono a Taormina durante l'estate. E mi riferisco a tantissimi altri eventi che il momento che supereremo questo grande problema della pandemia, il nostro augurio è che si torni come qualche anno fa, quando Taormina era un punto fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico, non soltanto della nostra città o del comprensorio, ma anche di tutta la Sicilia. Chiaramente la cultura, lei parlava di cultura poco fa. Io dico che cultura e turismo devono andare di pari passo e viceversa. La cultura è turismo e il turismo è cultura. Sono due fondamenti importantissimi per produrre ricchezza, per far vivere bene la gente. Noi in Sicilia abbiamo tutte le carte in regola per poter far questo. Io mi vorrei soffermare qualche minutino e dare un consiglio, se può essere chiamato un consiglio. Noi oggi non siamo presenti in nessun mercato. È fondamentale che in questo momento così difficile le autorità competenti, le istituzioni, facendo un piccolo sforzo, rinfreschino un pochettino la mente a tutte quelle persone che vogliono viaggiare, che Taormina c'è, la Sicilia c'è. E non ci dimentichiamo che oggi il tasso di contagi in Sicilia è bassissimo. Non dico che siamo Covid free, ma siamo da quelle parti col Infatti, 2,4% di contagi, diciamo, siamo tra i più bassi in Europa. Quindi è fondamentale, come sta facendo anche Tenerife, di promuovere, ricordare ai turisti, a quelli che vogliono andare in vacanza, che la Sicilia c'è. L'Etna sta dando uno spettacolo straordinario, ne stanno parlando in tutte le televisioni del mondo, ma noi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo sempre ricordare che c'è la Sicilia e che noi nel nostro DNA abbiamo sempre qualcosa di particolare, quell'accoglienza che non si trova in tutti i posti. Noi sappiamo fare turismo, ma dobbiamo ancora migliorarci e completare poi l'offerta. Sostanzialmente dobbiamo cercare di fare sistema. E un'altra cosa che ci tengo a precisare, l'estate a Taormina, ma io non mi voglio fermare soltanto su Taormina, ma anche sulle altre località turistiche, deve essere completa di spettacoli. Io capisco che ci sono tutti i problemi che riguardano il Covid, diciamo, rispettare le distanze di sicurezza, rispettare tutto quello che c'è nel protocollo. Però non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare a dire che noi ci siamo e che aspettiamo tutti a braccia aperte. Bene, grazie anche per queste belle parole di incoraggiamento e ci auguriamo che appunto si possa ripartire al più presto, che è una cosa diciamo così importante. Bene, noi vi dobbiamo lasciare un poco, ci fermiamo per pochi minuti per la nostra pubblicità e vi aspettiamo subito dopo. Grazie. La vede? Eccola. Finalmente.
ci speravo più. Ti trovo in forma? Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Ho molti dubbi. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, che domanda. A presto. Devi volerti bene. Bentornati in studio con noi per la nostra trasmissione Globus Today sul digitale terrestre 819 e ringrazio ancora gli ospiti che ci sono qui in studio con noi e andiamo con la nostra dottoressa Agata Patrizia Saccone che un attimo facciamo vedere anche le immagini dell'anteprima di Taormina di alcuni anni fa. Che sono molto belle, di cui tu poco fa parlavi, e quindi li riprendiamo un attimo e poi andiamo anche con qualche altra piccola notizia e curiosità che mi chiedono i telespettatori per quanto riguarda la Fashion Week di adesso. Allora, Agata, ecco, questa è l'anteprima. Si usa lo slang appunto del nostro mondo, del mondo della moda, fashion show appunto al Teatro Antico di Taormina, in cui si presenta la collezione autunno-inverno 2017-2018, essendo appunto estate 2016, siamo partiti all'edizione 2016, appunto vediamo la collezione. E raccontiamo un po' ai nostri telespettatori cos'è che accade alle spalle di questo straordinario monumento, appunto che è il sito archeologico del Teatro Antico di Taormina, e ci sta il backstage, quindi dietro le quinte dove le indossatrici, gli stilisti appunto si indossano gli abiti, i truccatori, perché dietro abbiamo una macchina operativa che conta più o meno 200-180 collaboratori, appunto tra visaggisti, hairstylist, vestieriste, stilisti, assistenti di palcoscenico, indossatrici, indossatori, insomma il dietro le quinte della notte dei Tao Awards, dei Tao Mode Awards, è un dietro le quinte assolutamente in fermento assoluto, ma così come del resto accade anche, immagino, per altri spettacoli. E appunto, come potete notare, noi per una nostra scelta, per una nostra politica aziendale, abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione anche sulle aziende siciliane dal punto di vista dei fornitori, perché appunto riteniamo che una rassegna come quella che è appunto Taomoda debba essere non solo un momento di attrazione turistica per il territorio, e del resto lo è, così come appunto i dati dell'osservatorio turistico ci comunicano di anno in anno con appunto la crescita del turismo che si lega proprio alla Taomoda Week, e anche lo stesso assessore
nonché già vice sindaco Salvo Ciona, nonché amico oltretutto, che colgo l'occasione anzi per risalutare perché non so se prima ha sentito il mio saluto, appunto anche lui può testimoniare. Allora il nostro turismo, il turismo che portiamo su Taormina attraverso, ecco qua vediamo l'immagine dell'ambasciatore Kazuyoshi Umemoto assieme al presentatore Alessandro Greco e alla presentatrice Cinzia Malvini, sul palcoscenico appunto del Teatro Antico. E stavo dicendo poc'anzi che appunto la nostra rassegna, al di là del fatto che costituisce un'attrattiva turistica, indubbiamente è anche costituisce un importante indotto economico per il territorio. E per il territorio, attenzione, non intendiamo dire soltanto Taormina e dintorni, per territorio si intende, come diceva poc'anzi appunto Salvo Cilona, tutta la Sicilia, perché vi dico cosa accade, perché chiaramente noi facciamo le nostre indagini, le nostre statistiche, il nostro ufficio statistiche preposto si occupa proprio di attenzionare questi movimenti dei flussi turistici. Cosa succede? Che questi signori turisti arrivano in Sicilia durante la Taormina Week e poi protraggono la loro permanenza in Sicilia per visitare diciamo tutta l'isola, magari non tutta perché la Sicilia dicono non basta una vita per poterla visitare tutta, però i punti diciamo turistici più salienti sicuramente diventano di interesse del turista che viene a Taormina per seguire la rassegna Taumoda. E mi viene da pensare a coloro che per esempio arrivano su Taormina durante Taumoda e poi fanno le loro escursioni anche alle Isole Eolie, del resto distano appena un'ora e mezza, oppure scelgono di andare nel Ragusano, visto che il sovrintendente ha lasciato il suo cuore a Modica, colgo l'occasione per salutare anche il sovrintendente e per dire che i nostri turisti con Taumoda riescono ad andare sino oltre, ecco, diciamo, sino a Modica, sì, sino a Modica. Proprio l'estate Assolutamente scorsa, sì. per Taormina 2020, abbiamo avuto molti dei nostri, diciamo così, ospiti, ma in realtà non sono ospiti di Taormina, sono turisti che arrivano da Taormina e che si accreditano per l'evento, che poi ci mandavano le foto la settimana successiva alla rassegna, mandandoci appunto perché si taggano poi nelle nostre pagine Facebook della rassegna e dove ci raccontano il loro tour turistico in Sicilia. Quindi Assolutamente sì, confermo. ed è veramente bellissimo. Del resto la nostra è una terra, è la culla della cultura, la Sicilia, della storia della cultura. Però dobbiamo fare in modo che questo non rimanga, queste non rimangano soltanto delle frasi fatte. È importante che tutti noi ci impegniamo davvero, come diceva poc'anzi Salvo Cilona, affinché il resto del mondo non dimentichi la Sicilia. Noi proviamo a farlo attraverso lo strumento che si chiama Taumoda, Taumoda Week, che peraltro, oltretutto, tengo a sottolineare, noi chiudiamo il calendario internazionale degli appuntamenti moda, quindi delle Fashion Week, dopo Londra, Parigi, Milano. Con Taormina, Taomoda si chiudono le settimane della moda. Non ci siamo arresi neanche nell'anno più difficile, dico più difficile che era l'anno 2020, tant'è che abbiamo mantenuto i riflettori accesi sulla rassegna e abbiamo scelto di fare comunque la manifestazione, nonostante le molteplici difficoltà dettate appunto dal Covid. Noi abbiamo mantenuto un calendario fedelissimo a quello che c'eravamo programmati a gennaio, quando ancora eravamo assolutamente ignari di quello che poi si sarebbe verificato appena un mese dopo, e siamo con l'aiuto del cielo innanzitutto, ma rispettando le regole, abbiamo potuto regolarmente svolgere la nostra rassegna. Bene. Questo tengo a sottolinearlo perché è importante che si comunichi, si dica che comunque i grandi eventi possono regolarmente svolgersi, chiaramente seguendo dei parametri ben precisi, un protocollo ben preciso, così come quello che abbiamo seguito noi, e si possono svolgere veramente con zero rischio contagio. Noi, ad esempio, lo scorso anno, 2020,
abbiamo scelto di svolgere tutti gli appuntamenti all'interno del presente, all'interno del calendario della rassegna della Moda Week, abbiamo deciso di svolgerli tutti all'aperto, compresa la conferenza stampa. Già questo diventa, dal punto di vista del protocollo, uno strumento fondamentale per ridurre di gran lunga il rischio contagio. Poi chiaramente tutti rigorosamente con mascherina, con microfoni sanificati. Insomma, questo lo voglio dire perché io ritengo che, siccome attorno al mondo degli eventi ruota un importante indotto economico che spazia dall'hotellerie alla ristorazione, dai viaggi, quindi dai tour operator, alle boutique di abbigliamento, perché ricordiamoci che la moda si muove anche grazie al turismo. Cioè, sono due cose che vanno strettamente correlate, questo è importante. Infatti, e allora, infatti. Con molta attenzione, prestando molta attenzione, e ve lo dice una persona che, credetemi, io ho sotto assolutamente veramente sono terrorizzata dall'idea del Covid, sono un estremista nel senso dell'igiene, perché veramente ci rendiamo conto che purtroppo è l'unica arma che abbiamo in mano fino a che non ci vaccini. Grazie Patrizia, grazie per queste tue affermazioni. Infatti lo sappiamo che è un fiore all'occhiello, infatti, il tuo evento, quello dell'estate, ed è, come dicevo poco fa, un valore aggiunto. Bene, io qui un attimo ho sullo schermo il dottor Raul Russo, grazie per essere qui con noi. E l'abbiamo detto poco fa che è il segretario particolare dell'assessore regionale allo sport, turismo e cultura, Mario Messina. So che ha tempi molto brevi perché ero in una riunione, ha lasciato proprio per essere qui con noi, e quindi un grazie ancora più doppio perché so che è impegno. Allora, cosa sento lei, rappresentante politico, cosa ci può dire di questi fondi per la cultura, teatri, spettacoli, moda e turismo? Ma noi abbiamo cercato sia l'anno scorso che quest'anno, per quanto possibile, di venire incontro alle esigenze di un settore che è stato il primo a soffrire e che purtroppo, come stiamo assistendo in questi giorni, sarà l'ultimo a ripartire. L'abbiamo fatto attraverso i bandi per i grandi eventi, aiutando per esempio amministrazioni bellissime e importantissime come quella di Agata, come Tao Moda, cercando di mettere in sicurezza i nostri teatri pubblici con dei fondi ad hoc per consentire a loro di sopravvivere a questo momento, mettendo a disposizione il teatro, come le bellissime immagini lo dimostrano, il teatro antico di Taormina, con le norme di sicurezza più stringenti possibili, per comunque rendere possibile eventi importanti che sono per noi comunque un grande attrattore turistico. Anche quest'anno l'assessore Mario Messina, che io in questa sede rappresento, si è battuto per ottenere nella finanziaria più fondi possibili, sia per la parte che riguarda i teatri, sia per la parte che riguarda gli eventi. Abbiamo anche fatto dei bandi importanti per i ristori, per il mercato di bigliettamento, per gli organizzatori di eventi e per gli organizzatori di spettacoli dal vivo, che sono andati regolarmente in porto. Certo, è comunque un momento difficile, la regione sta cercando di fare la sua parte, non può fare tutto da sola. È chiaro che serve un intervento importante dello Stato che metta delle risorse importanti non solo per i ristori, per i mancati guadagni, ma anche e soprattutto per la necessaria ripartenza. Vedete, c'è un concetto a volte sbagliato sugli eventi, vengono considerati i grandi eventi, vengono considerati semplicemente delle belle vetrine costose ma inutili. In realtà i grandi eventi in tutto il mondo sono dei grandi attrattori turistici. Il turismo non si muove solo esclusivamente per la bellezza dei luoghi, per il mare, per le montagne, per il ben di Dio cercato del nostro Signore, ma anche e soprattutto per la capacità di creare un tessuto di
eventi, di spettacoli legati alla moda piuttosto che alla musica, piuttosto che alla prosa, che al teatro, che ai momenti esperienziali. Ebbene, per esempio, noi stiamo creando una rete dei festival dove mettere in rete tutti i tantissimi festival che esistono nella nostra regione, che vanno dalla musica, dal jazz alla musica classica, piuttosto che al teatro, piuttosto che al folklore, che all'enogastronomia, per far comprendere che la nostra Sicilia ha una grande offerta per i viaggiatori che desiderano passare i loro giorni di riposo in Sicilia. Noi ci avviamo un'estate di nuovo certamente difficile, in cui ancora una volta sarà, se il Signore ci aiuta, almeno il turismo interno nazionale e regionale dovrebbe riuscire a sostenerci. Stiamo cercando di arrivarci preparati nel miglior modo possibile, stiamo preparando dei grandi eventi. A Palermo ai primi di luglio ci sarà un grandissimo, la prima edizione del Festival del Jazz Siciliano, con nome di altissimo calibro. Faremo una fiera del turismo sempre a Palermo, del turismo sportivo, che cercherà di convogliare tutte queste realtà che si muovono intorno agli sport all'aria aperta. Abbiamo quasi definito un calendario di Anfiteatro Sicilia in pieno, denso di appuntamenti. Stiamo lavorando anche per un grande festival belliniano a Catania, il Bellini Renaissance, che avrà come principale soggetto il Teatro Massimo Bellini, insieme all'assessorato, insieme alle più importanti istituzioni culturali della regione. Insomma, stiamo cercando di far sì che le eccellenze artistiche, musicali, della moda, comunque tutto ciò che attiene al bello, possano tornare a essere i nostri biglietti da visita per la nostra bellissima realtà. Bene, noi la ringraziamo per questi appunto dettagli, fra l'altro, che ha dato, quindi abbiamo avuto delle anticipazioni per quanto riguarda anche Tao Moda. Penso che anche Patrizia sia un po' Moda è già calendarizzata, ecco, per metà luglio, se non ricordo male, 16 luglio. Sì. Bene, bene. Questo spazio per salutare l'amico Raul Russo. Bene. Io purtroppo... Si collegherà, allora ce la facciamo. E ce quindi... Ce l'abbiamo fatta. Bene. Moda sarà la notte dei Tao Awards venerdì 16 luglio, e Tao Moda Week quindi inizia il 13 e si completerà invece il 21 luglio. Quindi siamo nel cuore dell'estate, e quale miglior periodo per poter catturare quanti più turisti è possibile. Bene. Grazie Patrizia, quindi importante anche questa informazione, soprattutto anche per quelli che amano molto la moda, ma poi il turismo. Allora io subito mi devo rivolgere qui al nostro sovrintendente, nonché al maestro culturale Montesano, perché appunto credo che sono stati toccati punti importanti anche del Bellini. Allora, cosa possiamo dire di questa ripresa alla grande, un'estate alla grande, ritorneremo a vivere? Ritorneremo sicuramente a vivere, dobbiamo ritornare a vivere. Intanto ringrazio Patrizia Catasaccone, colgo l'occasione per salutare Raul Russo, e stiamo preparando in sinergia con la Regione appunto dei grandi eventi. Bellini Renaissance avrà sicuramente la prova di una messa in scena imponente quale l'opera lirica, che pandemia permettendo durante i mesi estivi, con nomi importanti, omaggerà Bellini, ma omaggerà anche Verdi, omaggerà diversi autori importanti del melodramma. A coronamento ci saranno gala lirici e tanti spettacoli all'aperto che abbiamo previsto sia al Teatro Antico di Taormina, sulla scia dell'anno scorso, dei successi dell'anno scorso, solo un migliaio di posti di presenze, ma che sono state colmate in ogni ordine di posto, e ci riproveremo, aspettiamo la capienza per quest'anno, speriamo che gli effetti pandemici possano scemare e i posti a disposizione possano anche aumentare.
Stiamo preparando anche alla Villa Bellini di Catania, un altro grande luogo storico dove il Teatro Massimo Bellini non era presente, eccezione fatta l'anno scorso, da oltre 25 anni. Quindi la gente deve tornare a vivere, ma vuole tornare a vivere, e i sold out dell'anno scorso testimoniano una campagna proprio di voler essere presenti a questi eventi che, come diceva anche la dottoressa Saccone, sono eventi controllati, controllatissimi, sono protocolli rigidi attuati e che appunto possano far godere in tranquillità la fruizione di un evento spettacolistico. Bene, io mi scusi un attimo, sovrintendente, se entro e vi do anche una bellissima notizia, che è quella che noi stiamo andando tutti fiduciosi nella, diciamo, nella ripresa, e che proprio mentre noi siamo in diretta c'è anche una diretta al Teatro Verga di Catania, che è invece con la stampa, perché stanno presentando in anteprima e stanno avviando il progetto speciale Turiferro. È un artista siciliano che conosciamo tutti, e quindi nella celebrazione del suo, appunto, dei suoi 100 anni dalla nascita. Sono in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, la Fondazione Domenico San Filippo, l'Istituto di Storia dello Spettacolo con Enza e Sara Zappulla Muscarà, ed è un percorso di esposizioni di foto, video e preziosi documenti d'epoca. Proprio è un viaggio di immagine per immagine. Ad ospitare l'esposizione sarà proprio lo spazio del Ridotto. Proprio hanno voluto fare questa novità in quanto intanto la mostra andrà fino al 10 maggio e le persone che vorranno appunto visitarla si prenotano con un numero di telefono e saranno scaglionati, organizzati per evitare gli assemblamenti. E credo che questa sia una cosa intelligente anche per far ripartire tutto. Vi volevo far vedere anche questo bellissimo libro che è stato realizzato dai curatori, che sono anche Sara ed Enzo Zappulla Muscarà, che hanno fatto questo bellissimo testo su proprio il nostro grande Turiferro, che è anche un nostro grandissimo orgoglio, e quindi volevo un po' con voi condividere questa bella notizia. All'interno ci sono delle bellissime pagine preziose da vedere, e quindi lo vediamo qui nella sua parte giovane. Non so se la regia riesce a far vedere qualcosa, e ce lo godremo questo bellissimo spazio Ridotto fino a maggio. Bene, quindi andiamo magari a parlare con il maestro Alberto Mastromarini. Io con lui entrerei un attimo, se riesce la regia a farci sentire quella bellissimo Te Deum all'Arena di Verona. Proprio maestro, che è sublime. Ringraziamo la RAI anche per queste belle immagini, e io vi dico che mi sono un po' emozionata nel rivedere, vero? Maestro, assolutamente sì, grande maestro, Mastro Marino veramente. Ci ha fatto emozionare, ci ha regalato un bellissimo momento, maestro, sublime. Allora, io le voglio chiedere, con il Covid, appunto, i vostri contratti hanno subito cambiamento, soprattutto nel settore dei cantanti lirici italiani? E qui abbiamo il nostro anche sovrintendente, la politica, purtroppo Russo ci ha abbandonati perché aveva una riunione in corso. Bene. Ma i nostri contratti, nel maggiore dei casi, ci sono stati, diciamo, congelati, nel senso che tutte, più o meno tutte le fondazioni, tutti gli enti, ci hanno detto che comunque faremo una programmazione, anche se magari non è proprio la solita, ma comunque tenendo conto di ciò che avevamo.
Devo dire purtroppo alcune fondazioni non hanno mantenuto la parola, cioè in questo momento un movimento, insomma, che e quindi ci troviamo in una situazione un po' strana come categoria. Naturalmente i nostri contratti sono contratti particolari, perché sono contratti intanto abbastanza vecchi come forma, e poi comunque dobbiamo dire la verità, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un filo di d'erba, cioè quello che è successo era improbabile, impossibile per tutti. È chiaro che da cantante e da musicista, e per tutti i colleghi musicisti, sono qua a rivendicare il mio diritto ad essere tutelato. Però mi rendo anche conto che comunque può non programmare per 2-3 anni, insomma, lì bisognerà veramente con coscienza venirci incontro gli uni con gli altri, perché insomma, alla fine poi in tutte le cose la guerra non è mai auspicabile, ed è sempre meglio comunque venire a portare via qualcosa tutti e due, insomma, se proprio deve essere uno scontro sul campo. Chiaramente il momento è stato quello che è stato. Vi ripeto, cioè, da parte nostra c'è l'impegno ad essere sempre il più possibile a posto, vocalmente, fisicamente, e tutto quello che concerne, però, come dicevo prima, anche riprendere tutte le cose fisiche, e il suonare, il cantare è una cosa fondamentalmente fisica, hanno bisogno di un grande allenamento, ma poi hanno bisogno di essere fatte sul campo, chiaramente, perché anche il semplice parlare, se parli tutti i giorni sei più fluido, è così il cantare, se canti tutti i giorni sei più fluido, il fare 20 giorni di prove, un mese di prove di un'opera, non è perché non la sappiamo, è perché ti porta a migliorare la tua performance, e questo lavoro che non è stato fatto per un anno, dicevo, avrà forse qualche darà qualche problema ancora, e quindi ci sarà bisogno proprio veramente di un grande lavoro, e dal punto di vista, come dicevamo prima, del programmare, del fare, e soprattutto e da parte nostra per dare veramente un buon prodotto. Ah, volevo dire al sovrintendente una cosa che mi ha fatto venire in mente. Credo di essere uno degli ultimi ad aver cantato a Villa Bellini in una cavalleria diretta dal maestro Guadagno. Quindi andiamo veramente indietro. E ora ci auguriamo presto di poterla ospitare nuovamente. Sono d'accordo col maestro. Dobbiamo 20 secondi, vorrei dire una sottolineatura, perché lo spettacolo dal vivo è lo spettacolo dal vero. Il vero è la verità dell'artista che fa venire fuori il proprio animo, interpreta, ma soprattutto è se stesso. Non poterlo fare per lungo tempo da un palcoscenico in un palcoscenico e attraverso un palcoscenico significa anche mettere un po' in difficoltà questa verità. Perché sì, è vero, ci si può preparare a casa, ci si può preparare in studio, in tanti luoghi, ma la verità di un palcoscenico è una verità, una filosofia, una legge sublime che connota l'uomo della sua esistenza su questa terra. Il segmento aureo che infonde bellezza, come diceva Benjamin Franklin, ecco, questo segmento aureo non può non rilevarsi attraverso la verità e l'esistenza di un palcoscenico dal vivo e dal vero. Quindi forza e coraggio a tutti gli artisti, e cerchiamo di poter proteggere. Da un lato, noi riproporremo tutti gli spettacoli che sono stati sospesi, tutta la stagione 2020 del Teatro Massimo Bellini ripartirà, sia con sinfonica e sia con l'opera, nel punto in cui ci eravamo fermati. Quindi questa è la nostra promessa. E speriamo anche che si possa potenziare da parte dello Stato un pensiero per tutti coloro che sono fermati oltremodo da questa situazione. Bene, certo, messo proprio
un secondo solo, mi prego. rende felice per me e per i colleghi. E aggiungerei di più a quello che ha detto il maestro, anche proprio per chiudere. Guardate che non è, cioè il palcoscenico, cioè il teatro, entità, teatro, costruzione, è la cosa che veramente fa l'opera. Non si canta alla solita maniera al Bellini di Catania o al Massimo di Palermo o alla Scala. Ogni muro risponde in una maniera, ogni orchestra ha un suono. Quindi il fare musica dal vivo, il fare opera, il recitare una cosa in teatro è proprio assolutamente legata al luogo. Bene, io voglio sottolineare una cosa, che proprio noi abbiamo la fortuna di avere anche il sovrintendente, che è un grande concertista e quindi sa che cosa significa veramente l'arte lavorare dal vivo. Questo è fondamentale, ne dobbiamo dare atto. Sentire uno Stradivari dal vivo significa sentire quell'anima dello Stradivari. Sentire uno Stradivari o una voce attraverso i migliori dispositivi audio Assolutamente. visivi, eccetera, significa sentirli attraverso una infedele registrazione, per quanto la migliore tecnica ci possa essere. Anche l'umidità della sala, il luogo, l'acustica, cioè qua apriamo campi ovviamente con il maestro che può testimoniare. Quindi Siete in lo sintonia? spettacolo dal vivo è assolutamente una magia rituale, che buona la prima e ogni replica è diversa da quella precedente. Sono d'accordo, quindi alla grande si deve ripartire così con la moda, così con tutti. Siamo quasi sul finire e quindi i tempi si accorciano. Io una battuta soltanto al nostro dottore Cilona su questa ripresa, però veloce perché purtroppo stiamo chiudendo. Abbiamo proprio un minuto. Io vorrei sottolineare intanto un passaggio. Io sono felicissimo che finalmente un governo, in questo caso il nostro governo, il governo Draghi, ha stabilito di attuare un ministero per il turismo. Noi abbiamo un ministero che si occupa solo ed esclusivamente di turismo ed è un ministero con portafoglio. Quindi noi dobbiamo fare grande attenzione nel cercare di calamitare tutte quelle risorse, quelle opportunità che ci aiuterebbero a ripartire, ripartire bene, perché è estremamente importante. Per fare questo ci vogliono delle risorse economiche. Quindi noi dobbiamo fare grande pressione per questo nel cercare di far dirottare dalle nostre parti, diciamo, tutte quelle provvidenze che ci aiuterebbero a fare cose estremamente importanti. Ho ascoltato con grande attenzione sia il sovrintendente sia anche il maestro Mastro Marino che hanno detto parole sante. Il non, la, diciamo, la performance che non viene fatta dal vivo è una performance che sostanzialmente non ha anima. E poi queste performance fatte al Teatro di Taormina diventano qualcosa di unico, di straordinario, di fantastico. E quindi è importante questo passaggio. Un'altra cosa che ci tenevo Le tantissimo, chiedo la velocità, la prego. che ci tenevo tantissimo a precisare, noi dobbiamo imparare a programmare, perché l'opera lirica, ma non soltanto l'opera lirica, ma tutti gli eventi importantissimi devono essere programmati un anno prima. Noi dobbiamo dire al mondo cosa faremo il prossimo anno. Non lo possiamo fare un mese prima o 2 mesi prima, non serve a niente. Lo dobbiamo fare almeno un anno prima quello che succederà nel 2022. Se noi riusciremo a fare questo tipo di programmazione, allora ne trarremo tutti grande vantaggio. Grazie. Bene, grazie a Per la lei e prima volta il Teatro Massimo saluto Bellini, rispondo al dottor tutti. Cilona, Arrivederci a veloce. per la prima volta il Teatro Massimo Bellini godrà di un finanziamento triennale. Si è andato negli anni passati di anno in anno con un finanziamento di anno in anno, quindi l'impossibilità di programmare per il secondo anno, per il terzo anno, questo è il primo anno in cui il governo Musumeci ha predisposto una triennalità. Significa anche poter programmare anche il 2023 e il 2024 poi a seguire. Quindi questo è molto, molto importante, rispondo alla domanda del dottor Cilona, ma è la prima volta che succede.
Bene, io condivido, purtroppo vi devo interrompere perché mi chiamano dalla regia, devono chiudere. È preciso, sovrintendente, ma queste cose devono essere pubblicizzate, altrimenti non si va da nessuna parte. Siamo qui per questo, stiamo partendo per questo. Vi devo salutare, vi ringrazio tantissimo, mi scuso per questa interruzione così, perché significa che avevamo molte altre cose da dire, vuol dire che ritroveremo tutti, un'altra volta ritorneremo tutti insieme. Grazie ancora per essere stati con noi, vorrei chiudere con il bellissimo pezzo di Pagliacci dal il prologo del teatro del Metropolitan di New York del nostro maestro Alberto Mastromarino. Ancora grazie per essere stati con noi, ci rivediamo prossimamente con i nostri programmi. No, 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 no,